23 anni, nel 1986, Luca Cadalora è già campione del mondo con la Garelli numero 22 del Team Italia, messagli a disposizione dalla Federazione Italiana. Dopo un breve apprendistato al fianco del più navigato Cresini, il giovanotto di Modena, dal Gran Premio di Germania disputato sul tracciato nel nuovo Nürburgring, ha spiccato il volo verso la conquista del titolo. Poi sarebbero venuti altri due successi consecutivi, sull'insidioso circuito di Salisburgo e nel Gran Premio di Francia. Vittorie queste che hanno condizionato psicologicamente Fausto Cresini, sorpreso dalla prepotente ascesa del più giovane compagno di squadra. Cadalora si sente subito pronto per una nuova sfida, cedendo alle lusinghe di Giacomo Agostini, che gli mette a disposizione una Yamaha 250 ufficiale. Alla seconda gara, Gran Premio di Spagna del 1987, Cadalora con il numero 22 è già in pole position, ma un incidente lo costringerà a saltare due corse. Non vince nulla in quella stagione, piazzandosi settimo nella classifica finale del campionato. Ha però avuto modo di dimostrare la sua capacità nel dominare un mezzo impegnativo come il quarto di litro. Nella stagione successiva arrivano finalmente i primi successi. A portargli fortuna è ancora una volta il Gran Premio di Germania. Poi concederà un applaudito bis nella verde Inghilterra. Avrebbe potuto ottenere di più se la Yamaha non si fosse dimostrata inferiore alla Honda campione del mondo con lo spagnolo Pons. Pur sapendo di dover affrontare il 1989 con una moto ancora inferiore alla Honda, non tradisce la Yamaha e Giacomo Agostini. Con quella 250 non va oltre due vittorie ed un quinto posto nel mondiale. Gli resta comunque la soddisfazione del debutto nella classe 500 con la Yamaha numero 53 nel Gran Premio d'Inghilterra. Opportunità nata dal licenziamento di Freddie Spencer da parte di Giacomo Agostini per scarso rendimento. Nel 1990 Luca ha finalmente a disposizione il mezzo per diventare campione del mondo nella 250. Ha la sventura però di trovare sulla sua strada un rivale sbarcato dal pianeta America. Tale John Kocinski. Anche il pilota dell'Arkansas disputa il campionato con una Yamaha identica a quella di Cadalora, gestita però dal team diretto da Kenny Roberts.
La sconfitta è bruciante e il modenese accusa Agostini di non avere sviluppato il mezzo nel corso della stagione come invece è riuscito alla squadra americana. Inevitabile il divorzio. A caccia di rivincite, Cadalora passa alla Honda, chiamato da Herb Kanemoto, un giapponese trapiantato negli Stati Uniti, dove ha avuto modo di emergere come team manager. Che sia un binomio vincente lo si capisce subito. Nelle prime 5 gare, il modenese, con il numero 3, coglie 4 vittorie, limitandosi poi a controllare i suoi principali avversari. Primo fra tutti, il tedesco Helmut Bredl. Luca si consacra campione del mondo nella 250 con 8 primi posti nelle 13 prove in calendario. Un record. È forte la tentazione per Cadalora di passare alla 500, dove non avrebbe difficoltà a trovare posto nelle squadre migliori. Alla fine, però, prevale il desiderio di esibirsi per una stagione con il numero uno sulla carenatura della sua Honda. Il secondo titolo mondiale lo ha fatto riscoprire al grande pubblico che lo apprezza come campione ma anche come personaggio. Passione sfrenata per tutto quello che ha a che vedere con i motori. Continua nel 1992 il momento magico di Luca Cadalora che si impone trionfalmente nelle prime 3 prove del campionato. A Suzuka si parte in condizioni difficilissime, sotto un autentico nubifragio. Nulla lo scuote, neppure l'assalto che gli viene portato dallo squadrone Aprilia, forte di altri brillanti piloti italiani, come Loris Reggiani, Pierfrancesco Chili e Massimiliano Biagi. Più che ad un campionato mondiale, sembra di assistere ad una competizione con in palio il titolo italiano. Nella classe 250, tutti e 13 i gran premi iridati vengono vinti da piloti di casa nostra. Con 7 successi, Luca Cadalora non può che confermarsi campione. Ma il giorno seguente alla conquista del terzo titolo, l'asso modenese subisce l'onta dell'appiedamento da parte dello sponsor, che condiziona la politica sportiva della Honda. A slight twitch, so both of these riders are really on the gas. Helmut Bradl leading, Luca Cadalora right behind him. And Bradl won't know exactly where Cadalora is, he won't know how far behind him he is. The signal he will have got will be plus naught, I would imagine, meaning that he's got no room for complacency, and in fact Luca Cadalora has come back from that disadvantage. The front wheel of the Honda there coming up, and Luca Cadalora taking advantage of that, and Luca Cadalora goes through to lead. Cadalora, beginning his final lap of the circuit, leads the Italian Grand Prix. He's just a lap away from another Grand Prix victory, his third of the year. Cadalora, another moment there for Luca Cadalora. It's Cadalora who's got the advantage. Can Helmut Bradl mount one last all-out effort to get back on terms with the race leader, Luca Cadalora? It's Cadalora from Bradl, and Bradl's coming back at him. Bradl's in the slipstream. They're absolutely side by side, and Bradl goes through to retake the lead. It's Helmut Bradl now from Luca Cadalora.
and what a fantastic last lap of this thrilling Italian Grand Prix. Helmut Bradl leads from Luca Cadalora. They'll be just inches in it at the chequered flag, if I'm any judge, as up the inside goes Luca Cadalora. He held that inside line. They're now just one corner away, a couple of corners away from the chequered flag. Bradl leads, and Cadalora again has got the inside line. And Cadalora takes it up. It's a dash to the line between Helmut Bradl. They touch fairings, and they're absolutely leaning on each other as they cross the line completely together. Bradl thinks he's won. Luca Cadalora thinks he may have got it. But what a fantastic finish, a dramatic finish to the Italian Grand Prix. The verdict, in fact, goes to Luca Cadalora by 9 thousandths of a second. Sappiamo anche per aiutare Cadalora a vincere la corsa.
Siamo alla staccata, vedete, del tramonto. Bellissime queste immagini strette per lo stile grandioso di Cannavaro, che è sicuramente il più bello da vedere, di Terzetto, Schranz, spettacolare, sì, ma un certo pulitissimo. E Duan tutto storto sulla moto, 26 Duan, 1.34 e 60 tra i due piloti, tra Yamaha e Honda, 329 millesimi. Devo dire, la tensione sale alle stelle in questo momento, Duan è un mastino, Cannavaro però sta girando molto bene. E come ha detto giustamente Agostini, intanto ha visto un pubblico già in pista addirittura con gli striscioni, questo è molto pericoloso. Un po' di traverso, Cadalora, Duan fa quello che può, siamo all'uscita del curvone, la Honda è sempre stata la più veloce, se Duan ha del margine è il momento di tirarlo fuori, ma frena molto bene Cadalora, arriva forse un po' lungo, ma anche Duan non è nelle sue migliori condizioni, vicinissimo, a momenti vola Duan, ha perso aderenza forte, speriamo che Luca si accorga che ha un piccolissimo margine in più, vuole vincere anche Duan, e come, siamo alla curva della quercia, Duan è ancora vicinissimo a Luca Cadalora. Stefano, cosa ti senti? Luca mi sento. Ti senti Luca? Eh beh, tutti tifiamo per lui, alla variante, la variante arena, Cadalora, Duan, ora Luca deve tenere soprattutto linee interne, deve badare tanto alla velocità di ingresso quanto a chiudere i cancelli per Michael Duan, ed è quello che in qualche modo sta già facendo. Cadalora gira stretto, Duan non ha varchi, siamo alle ultime due curve, Cadalora e Duan nell'ordine, rallenta, bravo Cadalora nella seconda curva, e così imbroglia Duan e vince il Gran Premio d'Italia. Luca Cadalora, grandissimo, davanti a Duan, davanti a Schwanz e davanti a Kosinski, chiude anche Schwanz, ma con un ritardo pesante sul traguardo tra Cadalora e Duan, 358 millesimi. Luca è grande, pole position e vittoria del Gran Premio d'Italia. Saragoni. Michael Duan il terzo tempo, Alexander Barro il quarto, una Suzuki Ball, poi Yamaha, Honda e ancora Suzuki. Taglia la pista, Cadalora è sempre piuttosto prudente, la prima curva non ha perso questa abitudine, ma è in terza posizione, Barros, e c'è, mi pare, una Yamaha passata quella davanti, vediamo, sì, mi è sembrato di vedere Rene davanti a Barros, Cadalora, Schwanz, i primi quattro, poi c'è Duran in quinta posizione, dunque Rene dalla seconda fila, è partito davvero fortissimo, non visto, quello che avevo trovato di colpo, davanti al Snotone. Ma Cadalora è partito molto bene, ora lo attacca Kevin Schwanz all'interno, Cadalora deve dargli strada, è stato un passaggio brusco, decisamente cattivo, vediamo la replica di Luca, se vuole restare tra i grandi deve replicare subito, ma forse non a Schwanz, che prova, ha dato un secondo a tutta la compagnia. Rene, Barros, Schwanz, Cadalora e Duan, poi c'è Ito davanti a Trevelyan in sesta e settima posizione, le prime cinque già prendono il largo, guardate il volo! Un volo terribile tra Duan, Schwanz e Barros, che è fatto di vedere, se la sono cavata, sì, due pilastri della Yamaha, forse Cadalora è passato in terne, ma ha rischiato tantissimo, le immagini non ci danno purtroppo, e ha visto Cadalora bloccare dal treno, Duan Zoppica ha picchiato ancora la gamba che gli fa male, e Schwanz resta tenuto in mezzo alla pista, l'errore lo vedremo al replay, vi è parso di due pilastri in frenata, rivediamo il gruppo dei primi, vedete, Rene davanti a tutti, non ha problemi, guardate sotto, e Duan che tampona, e poi con la schiena finisce contro Schwanz, la moto si ribalta, Cadalora mette il piede a terra, la moto colpisce Schwanz, forse Cadalora è passato in terra, sì, è secondo a 2 secondi e 295 sul traguardo del primo giro. Ah, immagini davvero drammatiche, vediamo come le hanno vissute i box. A te Paolo. Io sono qui al team della Casiva, c'è Giacomo Agostini, hai visto come l'hai vissuto? Purtroppo non ho visto. Come il solito brito di cinismo di tira l'acqua al suo mulino. Raimondo Ross, tu l'hai vista? Io ho visto una caduta, sono caduto a te, ma una brutta caduta, ho visto una moto che ha puntato alto, cioè che tu hai preso alto. Sono che spero che non... solo nella squadra Yamaha di Giacomo Agostini, dopodiché è passato da Erkane Moto. Era sempre solo, anzi si è lamentato un po' quando gli ha fatto compagnia Wolfgang, che correva fino in un'altra cilindrata, ma pure distoglieva le attenzioni del suo team manager.
quindi una situazione veramente difficile. Cadalora tra l'altro sta dandoci una bella dimostrazione di stile e io credo che indipendentemente dal risultato finale questa è la gara che dà una grossa scossa al morale di Luca, perché comunque vada lui sente e sa e se la vittoria è...
curva push, forse della maggior potenza dell'onda in accelerazione. Ma Kosinski è sulla linea di preferenza e Cadalora è soltanto quarto. Kosinski push, Cadalora quarto alla prima curva della 500. Kosinski prova subito ad attaccare il pilota spagnolo, ma non passa. Vedete Cadalora prova a superare la onda che lo precede, probabilmente due, ma all'esterno l'italiano, ma si incrociano le traiettorie. E questo nel quadratino è Tito Pons al box di Alberto Puig. Attacca Indo all'interno, chiude bene le porte Alberto Puig. Indo in seconda posizione, Cadalora davanti a Kosinski, Duan in quarta posizione, Kosinski ora in quinta. Ed è incredibile vedere Puig così a lungo davanti a tante onda e alla Yamaha in forma di Cadalora in pole. Sentiamo dal suo team manager come vedono al suo box la gara. Cadalora bravissimo, in seconda posizione ora. La parola al box di Puig, a te Paolo. E qui con me c'è Tito Pons, appunto due volte campione del mondo da due mezzo e team manager di Alberto Puig. Non è mai stato così tanto davanti Alberto, ha già fatto delle belle partenze quest'anno, delle belle gare, non così tanto da cosa è il circuito di casa che lo stimola particolarmente. Sì certo, no, lui sta andando molto bene perché noi mi piacerebbe certamente avere due piloti Alberto e Cadalora, ma una moto come la Honda Cadalora è un po' anche lì, certo, lui è preparato, allora ma questo è difficile e... mancano i soldi, ecco, è quello quello è sempre difficile, la moto ce la praticamente sì, chiaro. Grazie. E così, seppure un pochino disturbato dal box di Pons, abbiamo sentito quali chance a Cadalora di arrivare in sella alla onda. Intanto Cadalora vuole vincere la corsa, per lui sarebbe la seconda della stagione. E Pons parlava di Puig dell'Italia. Ingegnere Rosa, Riccardo Rosa, sentiamo come mai tirano così più piano rispetto alle prove. È soltanto una questione di temperatura, meno calda. Beh, prima posizione c'è Puig, che non aveva tempi eccezionali in prova, di conseguenza c'è un po' un effetto tappo. Sicuramente la pista è un po' più fredda. Cadalora all'esterno, vedete, stava un po' passata. Doveva rallentare troppo altrimenti. E invece è passato, E forse è passato e Duan è lì, è subito lì. Certo, e Duan adesso a attaccare. E Cadalora davanti, è più buono. È strano comunque girare così, nessuno aveva il cavatappi giusto, insomma, adesso forse sembra che Cadalora l'abbia trovato e credo che l'avrà anche lui. Sì, per quanto John ha già fatto una volta per primo e la giro veloce è sotto 49,9. Vediamo, la gara sta per animarsi, diventerà bella la legge davanti. Dovrebbe prendere tutto di un secondo. Grazie. Vediamo, Cadalora nel nono giro, 1,50 netti, e questo è il sorpasso, questa volta ci vediamo per intero. All'esterno Cadalora sfila Puig e va a prendersi il comando della corsa davanti allo spagnolo, a Duan, a Kosinski, a Grivillier e forza al passo Cadalora però. Come senti che questa fosse l'ultima gara della carriera? Uno in meno sicuramente sarebbe una cosa non tanto bella per questo sport che ha sempre più bisogno di sostenitori. John guida forte, la Gaggio la assiste, però hanno fatto un gran passo in avanti da... E c'è un volo di Paraito! Ito terra, c'è l'attacco di Kosinski, io vi interrompo per un momento. Scusa. Perché voglio seguire, c'è il tamponamento, Grivillier finisce per tamponare Kosinski, una manovra un po' azzardata, un tentativo di sorpasso sull'incrocio di linee. E a questo punto Cadalora, Duan, Kosinski e Grivillier nell'ordine. E questo è l'esito della corsa, mentre Ito cadeva pesantemente. Mentre noi assistiamo all'arrivo trionfante di Cadalora, davanti a Duan, ancora la parola a Biaggi, a te Paolo. Allora ha vinto Luca. Merito a Luca, Willy per festeggiare è stato grandissimo, bravo, veramente una gara spettacolo, impeccabile, alla grande. Ecco, è certo. Su Scinichito, bella impennata di Luca finalmente, al secondo successo di stagione, il quarto in 500, il trentesimo in carriera, Paolo Vetrano. Eccolo qui, andiamo e Kenzi, nono Garcia, decimo Chandler con la seconda cagiva, migliorati, chiude in diciottesima posizione. Per Luca è il trentesimo successo, è uno dei più grandi di tutti i tempi, anche perché ha vinto in tre cilindrati ed ora il successo di Cadalora
rappresentano davvero una festa grande per il motociclismo di casa nostra. Aspettiamo a questo punto anche Stefano per rinunciare alla battaglia. Luca dunque meritatamente vincitore del Gran Premio d'Europa. Abbiamo un grande campione anche in 500 e non da ora. Due volte quest'anno, semaforo rosso, attenzione, parte bene Duan, che da loro una leggera esitazione, vediamo Duan davanti, anche Capirossi bene, Ape benissimo, parte benissimo, noi Fumi Ape in terza, poi Duan, è partito bene anche Barros. Casalora non benissima in quarta posizione, comunque ci sta, partito splendidamente dalla prima fila, comunque Ape e telecamere posizionate sulla moto di Duane e di Pitti per questa 500, vediamo Pitti intanto che va a recuperare, Pitti non partito benissimo, Ape, Barros molto bene, anche Casalora rimane lì, siamo solamente alla terza curva di questi 22 giri, classe 500, tutta da vivere, Casalora non ha preso un gran via, Duane invece è partito molto bene negli ultime gare, così non aveva fatto partenza assolutamente strepitosa di Nori Fumi Ape. Duan questa volta è partito bene alla prima fila, avevamo visto nelle ultime gare invece partire male, poi ha avuto problemi di gomme, lui è rimasto a volte più fedele alla Dunlop, ha portato avanti una serie di sperimentazioni, di test in gara, che gli sono portati anche qualche caduta, attenzione Cadalora che affianca e sembra aver passato, essere stato nelle condizioni di passare, sì, ha passato Barros, terza posizione per Luca Cadalora, dunque abbiamo le due Yamaha, quella di Ape e Cadalora a inseguire la Honda NFR 500 di Mick Duan, eccolo lì Ape con suo stile di guida un po' particolare, a gomiti larghi, molto più fluido, molto più bello da vedere, sicuramente Cadalora va a andare via assolutamente Duan che ha espresso nelle passate settimane su Motorcycle News a Donington giudizi negativi su Cadalora e sugli altri piloti, dice di non avere avversari, di essere l'unico fuori classe della 500, in questo momento i risultati gli stanno dando ragione e vuole rispondere, vuole dimostrare ancora una volta. Grazie allo sviluppo delle gomme d'anno, per stare riprendendo confidenza con il mezzo, l'anno prossimo sarà nuovamente nella squadra di Kenny Roberts e vedremo questo giovane che ricordiamo ha solo 19 anni. L'anno scorso qui sesto, Nori Fumi Ape, dunque conosce la pista. L'attacco di Cadalora, scusa, ecco l'attacco di Cadalora, Cadalora in seconda posizione. Bene, Cadalora è riuscito a liberarsi del compagno di squadra, esce ovviamente un po' più largo, prova a rispondere Ape, capisce che non è il caso, le gerarchie della squadra ormai sono precise, qui non ci sono più misteri, Kenny Roberts deve affidarsi assolutamente a Cadalora, vediamo intanto Duan che gira mezzo secondo più veloce di Cadalora, Cadalora che comunque ha rotto gli indugi e adesso incomincia la gara di Luca. 2.03.574 per Duan che ha portato a 1,3 secondi vantaggio su Cadalora che ha girato in 2.04.011 che però ha dovuto anche effettuare il sorpasso di Ape, Ape vediamo che tenta di rispondere al compagno di squadra ma Cadalora resiste, le altre posizioni Pinto, Ballo, Spitti potrebbe anche eventualmente dare una piccola mano a Cadalora, ma Luca Cadalora non ne ha bisogno, ecco la conferma intanto del giro veloce dopo 10 dei 22 giri previsti per la classe 500 ad occhio, anche se non vale niente sembrerebbe che Cadalora si sia riavvicinato, però sappiamo quello che va dalla regia, nuova posizione di guida, è stato Campremi, ma attenzione perché Cadalora è lì, tralasciamo la posizione di guida, intanto si ferma purtroppo Cristiano Migliorati, brutto weekend per lui, problemi tecnici, problemi di gomme, è successo un po' di tutto, rimaniamo su questo duello però, Cadalora e Duan, l'abbiamo sempre detto, anche se forse da casa sembrava impossibile crederci, che i due fuori classe della 500 sono loro. Adesso forse c'è la conferma di questa nostra tesi, di questa nostra valutazione, sì, vale per quello che vale, però anche qui abbiamo la fotografia di quello che è il mondiale, come avevamo visto in classe 250, vediamo proprio gli stili differenti di guida tra i due. Finalmente per la prima volta quest'anno vediamo Cadalora lottare quasi ad ogni pari con Duan che mantiene la prima posizione, i due ormai sono praticamente attaccati, 2 decimi di distacco da Duan per Cadalora, hanno girato in 2.03.5, 2.03.7 per Duan, quindi i due sono ormai attaccati e vedremo finalmente per la prima volta questa battaglia tra i due rivali, sono i due piloti più forti del mondiale e vediamo in questo caso chi rispunterà. Cadalora non ha ovviamente niente da perdere, Duan molto di più e vediamo già chi cominciano le manovre di disturbo di Cadalora. Paolo, io chiuderei la linea brevemente con Migliorati sperando di togliersela per il sorpasso di Cadalora, vai. Cristiano Migliorati, perché ti sei ritirato? Ho fatto molto bene i primi 6-7 giri, poi purtroppo il freno posteriore si è spezzata la leva e io purtroppo guido molto col freno posteriore, mi sto per continuare nel 20°,
preferito rientrare. Intanto non prendi punti, quindi. Esatto. Ciao e auguri, perché è un periodo un po' sfortunato per te. Speriamo che migliori, grazie. Rimaniamo con il duello di testa, lo vedete, è tutto da vivere anche questo, sembra di rivedere la 250, anche qui si ripete la manovra, si disturba i due, ne uno che sente la pressione, lo sappiamo, ne sa qualcosa qua, Pitti che quando ha messo pressione su Duan ha sbagliato, però Duan qui ha parlato male di Cadalora, adesso deve rispondere in pista. Di Duan, e secondo Kenny Roberts è più facile andare forte con questo stile di guida, e adesso Duan sembra rispondere, guadagna un decimo su Cadalora, 9 di 22 giri. 203-752 per Duan, 203-832 per Cadalora, che quindi si mantiene vicinissimo, seguono Pintito, Capirossi mantiene bene la quinta posizione, è staccato di un secondo e tre da Ito e ha 5 secondi di vantaggio su Paolo Sesto. Attenzione che c'è l'attacco di Cadalora ha allungato la staccata, è andato in testa, forse però esce un po' largo, vediamo, riesce a riprendere la corda, Cadalora ha il comando della corsa nel corso del 14° giro, Cadalora sembrava perdere qualcosa, c'è subito la risposta di Duan, niente da fare, Cadalora un sorpasso assolutamente splendido, speriamo che la regia ce lo riproponga, un sorpasso di classe pura, cristallina quella di Cadalora e di dubbi assolutamente credo che nessuno ne abbia, né in Italia né altrove, pista molto guidata che si addice a Cadalora, si addice alle Dunlop, anche se qui Cadalora non ha mai vinto e Cadalora sembra in grado di andarsene, però sono passate troppe poche curve, Giovanni. Cadalora ha sorpassato benissimo Duan, sembra addirittura allungare, vedremo la risposta dell'australiano se saprà accontentarsi oppure continui con la 410 Ito, sente il fiato sul collo di Reggiani, poi ovviamente sente il fiato sul collo di Reggiani, poi un po' di potenza in più, riesce ad andare via, ma in curva Reggiani riesce a recuperare. Reggiani sta guidando veramente bene, purtroppo non riesce mai a partire bene, questo è un po' il limite della moto, un po' il limite. Il suo cuore come starà pompando, chissà quanta adrenalina avrà dentro e voglia di sfogare la sua felicità alla fine per fugare quei pochi dubbi che potevano esserci sul suo valore che è innegabile. Nessuno, almeno nessuno di noi, aveva avuto mai dubbi su Cadalora, forse l'aveva avuto qualcuno all'esterno, anche qualche tifoso, invece Cadalora sta dimostrando che se ha i mezzi per poter lottare per la vittoria, lui è lì a contendere la vittoria a chiunque. Cadalora sicuramente riesce a ritrovarlo, seguiamolo con il fiato sospeso, ha calato il ritmo, non c'è nessun motivo. Per portare in queste ultime curve 4 secondi e 8 su Duan sono una garanzia sufficiente appena ha avuto il mezzo competitivo. Luca Cadalora è ritornato, quello che sappiamo ed ecco un bellissimo wheeling, un monoruota per Cadalora che sta esplodendo di felicità e che giornata, una giornata veramente incredibile fino a questo momento, però aspettiamo, una grandissima giornata, due italiani in pole position. Biagi ce l'ha fatta e adesso siamo pronti per il beat con Luca Cadalora. Luca Cadalora sarebbe... Aspettiamo a dirlo per la scaramantia. Intanto continua con i suoi monoruota. Cadalora non vince da 10 mesi. 10 mesi passati, soprattutto quest'inverno, con la speranza di avere una moto dei pneumatici competitivi, pensando di poter migliorare il numero sulla carenatura e poi tante delusioni. Ultime curve per Cadalora ed eccolo in wheeling, Luca Cadalora va a vincere il Gran Premio della Repubblica Ceca ed è la quarta vittoria in classe 500 per Luca Cadalora, ovviamente la prima del 1995, Duan a 4 secondi 1 e poi Pitti a 5-2, sentiamo Kenny Roberts. Mentre ci sono tutti gli uomini che si congratulano, ovviamente è arrivato il tecnico Dunlop, l'ufficio staff, il team manager, tutti i grandi bratti e abbracci, anche il team aveva molto bisogno, 10 mesi come Cadalora che non vinceva, anche il team di Roberts. Kenny, tuo stanco era ora. It's been a long time. È passato molto tempo. But we never give up. No, we just kept trying. Hanno sempre cercato di riuscirci, ci hanno sempre provato. And now everything is better, the title is much better, le come sono meglio e tutto va meglio adesso. We're not going to give up. It's definitely a better feeling right now. È una bella sensazione oggi, una sensazione migliore. But it's a big step with the title, with many things. In this month, in questo mese siete migliorati tanto con le gomme. Last week we were tested in Malaysia, Japan and Italy all at the
same time. You know, we're working very hard, and I think we made a positive step, and I think we've got a little ways to go. Luke is very happy with the combination, has been all for, you know, these 2 days, so, you know, we're very happy. And now you want also to stay with Catalonia for next year or not? Because maybe it would be easier. Hear what I'm doing next year. Non è sicuro di che cosa farà l'anno prossimo, gli avevo chiesto se voleva rimanere con Catalonia, se diventava più facile dopo questa vittoria, nemmeno so cosa farò io, ma comunque ha detto che hanno lavorato moltissimo come team, hanno provato addirittura in Malese oltre che al Mugello e in Spagna durante il mese che c'è stato tra il campione Donington e questo, e tanto lavoro del team Roberts. E intanto tua adesso 19 punti di vantaggio subiti nel mondiale 500 che non si riapre probabilmente, però ci dà una bella iniezione di fiducia per un grande finale con Luca Cadalora, grande protagonista. Immagini sullo wheeling di Cadalora. Cadalora ha fatto la gara dell'anno, la gara che ci aspettavamo veramente da tanto tempo. Anche Duan sembra soddisfatto, tutto sommato, sa che Cadalora è un grande pilota, anche se forse non è un bambino e ho tentato di fare tutto per tutto, però tre volte quarto magari, no, un pochino più largo. Adesso mancano tre gare, se è una possibilità di quattro volte terzo. Magari, non è possibile. Platonico di vice campione del mondo. Pronti al semaforo? Semaforo rosso in questo momento. Partono bene, abbastanza bene Cadalora. Sembra che sia partito bene anche Barros, bene Cadalora al centro della pista, più esterno Cadalora, si infila davanti a Duan e poi vediamo anche Barros partito molto bene, Abe è partito non particolarmente bene, inquadrato intanto per un attimo Capirossi, Cadalora comunque partito benissimo, splendidamente dalla seconda posizione ed ecco Abe, Abe in quinta piazza. Abe ha preso un buon via, tutto sommato comunque quello che ci interessa è Cadalora, là davanti, anche Crivier, Crivier dietro al compagno di squadra e poi Barros, una Yamaha e tre Honda, Cadalora, Tua, Crivier, Barros, questi i primi quattro, poi andremo a verificare le altre posizioni, 24 giri per la classe. Sfumata l'opportunità, Duan che rimarrà con la Honda, chi lo sa che non si riaprono le possibilità per Cadalora, Cadalora che comunque vede nel suo futuro una Honda, tutto dipenderà dalla Marlboro, sarà la Marlboro a fare i giochi, a posizionare i vari piloti nelle scuderie, un'operazione un po' che voleva essere tipo quella di Schumacher, non mettere il miglior pilota su una moto non vincente per rianimare il mondiale, cioè mettere Tua sulla Yamaha, ma non è riuscita, riuscirà qualche altro colpaccio, mentre Cadalora affronta il terzo dei 23esimi giri, finisce il terzo dei 24 giri previsti al comando ed è ancora più veloce in pista. 1.55 di dimostrare anche sul circuito di Imola queste loro grandi capacità. E inoltre finalmente sarà ricompensata la città di Imola, il sindaco di Imola Franco Brasi di avere il mondiale. Grazie a Carlo Costa, quindi la notizia che l'anno prossimo avremo Imola. Poi avverti Claudio Costa di rimanere per parlare di questa iniziativa della clinica mobile che verrà donata a Medici Senza Frontiere, andrà a Sarajevo in giro per il mondo, ultimo giro comunque con Luca Cadalora davanti, Luca Cadalora, e vediamo davanti dal primo metro di questo Gran Premio. Luca Cadalora vincitore 4 settimane fa, sono 31 le sue vittorie in questo momento in carriera, 5 le vittorie nella classe 500, Luca Cadalora ve lo sapete, già 3 titoli mondiali per lui, 1 in 125 e 2 in 250, Duan guadagna poco, ultimi metri intanto per Cadalora, giustamente la regia brasiliana va a pescare il nostro pilota, beh direi che fino a questo momento è ovvio quello che sto dicendo, le cose meglio di così non potevano andare aspettando Perugini, Perugini starà aspettando premente la prima vittoria, Luca Cadalora intanto vola verso la 32esima vittoria, 32esimo successo per il modenese, il sesto nella classe 500, il secondo quest'anno, 2 successi consecutivi. A vincere Cadalora, Cadalora davanti a Duan di 5 secondi e 5, ma questo importa veramente poco. Luca Cadalora va a vincere per il momento doppietta italiana, aspettiamo che stiamo nei box. Secondo me come sempre analizza due sul pilota sul podio. Kenny,
Congratulations. And what can you say now? Nothing. You know, the bike is right and Luca can win easy. Quando la moto è a posto, Luca può vincere facilmente. And what do you do next year? You want Luca in your team again or not? Vuoi Luca nel tuo team ancora o no? I want to win next week and I want to win Barcelona and then I'll worry about next year. Ok, non voglio preoccuparmi l'anno prossimo, voglio vincere la prossima settimana e poi a Barcellona. Allora, ordine d'arrivo, Cadalora, Duane e Apes, come ha detto giustamente Paolo Beltrano, due piloti del team di Kenny Roberts a occupare il primo e il terzo gradino del podio. Andiamo a vedere, Loris Capirossi, non gara opaca per lui, però abbiamo qui il campione del mondo, Max Biaggi. Max, congratulazioni, è ovvio. Facciamo l'ultimo, al secondo posto più importante della mia vita che mi ha regalato questo successo. Abbiamo visto all'arrivo non particolarmente contenti immediatamente dopo aver tagliato la linea del traguardo. Sei un cavallo di razza, se riuscivi a vincere, insomma, non era male, eh? Ma sai, quando c'è la battaglia... E poi la gara è stata interrotta, lui era rientrato e adesso è settimo a 10 secondi e è stato bravo anche a mantenere la sua onda bicilindrica. Adesso l'onda bicilindrica, le onde bicilindriche sono insieme, Okada è settimo e Ito è ottavo. Purtroppo non c'è l'Aprilia a tenere alta la bandiera delle bicilindriche su questa pista che si confà particolarmente alle moto da 100 kg. Seconda partenza dunque, somma di tempi, Cadalora sul lato sinistro del vostro teleschermo, nuova griglia, parte male Cadalora, è partito bene, invece Duan parte bene anche Ceca e Duan alla prima curva, gran partenza di Ceca, bravissimo lo spagnolo, partito molto forte in questa seconda gara, non c'è neanche Crivi, ecco Cadalora però all'interno, attenzione, all'interno di Ceca, Cadalora dietro a Duan, 23 giri da percorrere, Cadalora poi si incrociano le linee, rimane un po' intruppato e lo vedete in quarta posizione, Duan, Okada, Ceca, Cadalora, questi i primi quattro. Somma di tempi, 23 tornate da percorrere, Paolo Liopizzi e Bruno, come vedete, gara divisa in due parti, e dunque sono ancora segnalati i 23 giri che mancano, a chiudere la bicilindrica si infila, Okada al comando, davanti a Duan, ripeto un po' il copione della prima gara per quanto riguarda la bicilindrica, che ha qualche problemino in partenza e poi viene fuori di agilità su questo che è il circuito più corto del moto mondiale. 3500 passa, aspettiamo la classifica, adesso classifica per entrare, somma entrare di tempi, primo passaggio, attenzione è caduto Okada è fuori definitivamente, è caduto, ecco Okada si muove, forse colpito dalla moto, speriamo non sia niente di grave, è lì dietro il pilota giapponese, una spalla probabilmente, la spalla destra, Cadalora al comando. Secondo l'ordine dei tempi, quello che vi dicevo prima, voi vedete Duan al comando, ma è Cadalora, però ha ridotto il suo margine di millesimi. Poi Barros, Ceca, è sicuramente tutta da giocare, vediamo gli scuotimenti della onda, questo ci fa capire cosa sta tirando, quanto sta tirando Duan, questo suo stile sempre un po' avvitato. Ed ecco Cadalora che si infila, arriva un po' lungo Barros, è già stato un errorino di Barros e Luca, preciso, puntuale come sempre, che va ad infilarsi, è un bel duello il loro, oltretutto Alex il brasiliano, Barros è pilota molto corretto. Sì, un duello abbastanza corretto, logicamente, però molto preciso in effetti, là si vede la potenza del Cadalora, alla fine i risultati si equivalgono, messa a punto delle sospensioni più morbide per Cadalora secondo il suo stile di guida, quello che non capiva Kenny Roberts, che pretendeva soprattutto nel 93-94 che Cadalora utilizzasse delle sospensioni regolate come le voleva Wayne Rainey, che teneva la forcella praticamente durissima, quasi fosse un binario, perché era un pilota che guidava di forza, come stai cercando di insegnare anche a Capirossi con il discorso che facevamo prima, a rialzare la moto più velocemente possibile. Abe si scompone un attimo in frenata, era quasi diventata una moda anni fa quella di Mamola, in 250 non già ancora non usa il freno posteriore, poi i piloti hanno capito che la moto non ha un gran carattere, non è un duro che sa vincere solo in certe piste, che se anche avesse avuto la onda non sarebbe cambiata niente, ma questo credo che sia la risposta migliore da parte del nostro fenomeno. Cadalora lì attaccato a Duran,
Cadalora gli ha sempre risposto per le rime, mi dia una onda bifera con una buona squadra, ti faccio vedere io. Eccolo qua, di fianco, è riuscito a uscire più stretto e a passare. E adesso sarà interessante vedere questa staccata. Cadalora proprio non ci sta, vuole dimostrare a Duan che è il più forte lui, quindi non conta tanto questa gara, ma conta la supremazia psicologica, mettere l'avversario in sudditanza psicologica, dimostrare di essere il più forte. Il mondiale, a meno di cose clamorose, di eventi clamorosi, se lo giocano questi due fenomeni. Sì, sì, sono d'accordissimo, ha fatto un passaggio bellissimo che allora su Duan, ma Duan si sta scomponendo un po', e poi ricordiamoci sempre che la prima gara con la onda di Cadalora in 500. Infatti, passaggio come rivediamo proprio da Cardio Palma, però è stato bravissimo. Duan ha dei problemi, Duan sta guardando il posteriore della sua moto, ha dei problemi, Duan adesso pare che riprenda. Barros, le posizioni allora. Cadalora, Barros cieca Duan in terza posizione, qui c'è il cronometro che si posiziona, sì, Cadalora, Barros, Duan, però Duan ha staccato di più di 10 secondi, cieca, Arrassi, bravo cieca, Bail, Pucce in settima posizione, poi Abe, buona prova degli spagnoli, Cadalora è stato informato in settima posizione, poi Abe, buona prova degli spagnoli, Cadalora è stato informato dai box, vediamo anche per lui, problemi di gomme, non ce ne sono più. Cadalora che ha vinto un mondiale in 125, 2 in 250, punta, è ovvio, fare il tris al materiale giusto in mano, prima gara con la Honda, guardate, Luca davanti a tutti. E centinaia di metri da percorrere, ancora Cadalora, Barros, Russell, Cepa, Duan, Bail, Pucce e Abe. Le posizioni, gara sfortunata per le bicilindriche, la Priglia non ha neanche preso il via. Due cadute per Ito e Okada che partiva dalla pole, oltretutto. Bicilindriche sempre davanti a tutti, poi in gara. Sono fuori le quattro cilindri, ma soprattutto sono venuti fuori i piloti con maggior talento. C'è dubbio, sia un talento puro, sarà un mondiale veramente splendido quello della 500, aspettando anche il rientro di Pitt, aspettando il nostro Loris Capirossi, non dimentichiamocelo. Ecco Luca Cadalora che va a cogliere la settima vittoria in 500, Luca, grandissimo, a questo punto sono 29. Luca Cadalora, al di là di ogni più rosea previsione, che bisognerà veramente andare a sfogliare gli annuari per vedere quando è stata l'ultima volta che tre italiani hanno vinto in un Gran Premio. Abbiamo fatto Piazza Pulita, un unplane incredibile questo, Perugini è andato a cogliere la sua prima vittoria della carriera, Biaggi è stato assolutamente imprendibile, dominatore assoluto. Eh sì, è quello che tutti speriamo, ecco i medici della clinica mobile anche a festeggiare Luca Cadalora. Luca Cadalora che ha colto 7 vittorie, come dicevamo, in 500, 22 in 250. Razze, la Romboni la prima fila, Kenny Robert Jr., Cadalora e Ito la seconda, dove non c'è Reimer, lo vediamo via, riesce a prendere via Reimer, comunque Russell scatta bene al comando il compagno di Reimer, all'ultimo secondo Reimer è arrivato e al comando in questo momento Crivier, benissimo ancora Cadalora, fotocopia della prima partenza, è partito bene Cadalora, andiamo a vedere anche Romboni abbastanza lento, Romboni nei primi 10 non perde tantissimo, Cadalora, Crivier, Barros, Duan, Okada. Dunque questi primi, c'è anche una elfa nelle prime posizioni, incredibile, ma vero, ma Cadalora al comando, probabilmente ci sarà uno stop and go per un pilota che ha anticipato la partenza, ci suggerisce Paolo Beltramo, lo verificheremo in seguito, Cadalora al comando davanti a Crivier che arriva largo, lo infila a la cosa fantastica è che Luca Cadalora nel corso del primo giro ha guadagnato quasi un secondo di vantaggio.
Sul traguardo Cadalora è passato con 982 millesimi di vantaggio su Barros, che era il secondo. Che non può fare scappare Cadalora, c'è una caduta dietro, forse Okada lì dietro, una caduta, andiamo a vedere. Cadalora è primo con quasi 2 secondi di vantaggio. E fa il record del circuito. Ha fatto il record del circuito al secondo giro di gara, un'impresa formidabile. E al primo giro lanciato, esatto, record del circuito. Conservatorio pieno. Significa che Cadalora è in una di quelle sue giornate fantastiche. E quando è in una di queste giornate, vabbè, lasciamo stare, ne parliamo eventualmente, parliamo dopo, speriamo di parlare. Parliamone dopo, ma credo che il vantaggio è enorme. Intanto Duan ha capito che non può fare scappare Cadalora e sta provando a forzare. Vediamo che la moto di Cadalora curva, vabbè, Luca sta guidando, come sa, quando è in queste giornate, quando la moto è come la vuole lui. Luca è veramente incredibile, grande, comunque anche la bicilindrica di Okada lì, purtroppo se ritornerà. E purtroppo Luca Cadalora è stato agganciato da Duan, non solo, ma si sono anche fatti vicini gli altri. Io ho la sensazione, a giudicare da come Cadalora ha rallentato il suo passo, prima girava in 40, adesso ha girato in 41,7, ora vedremo in questo giro, che ha dei problemi di gomme. Forse Luca aveva una gomma troppo tenera che gli ha consentito di scappare nei primi giri, ma adesso lo sta scontando. Vediamo, vediamo il tempo, ha perso tutto, ma attenzione, qui rimaniamo sulle immagini, Duan, no, ci provo, manovra di disturbo comunque, Duan sembra nettamente più veloce, ha guadagnato 6 decimi, sopportato lì, sarebbero 85 millesimi in vantaggio di Cadalora. Anche Krivijevski è fatto sotto, Kenny Roberts Jr. potrebbe essere una deduzione giusta la tua, Carlo, molto probabilmente lo è, come tenere per cercare di scappare, Duan più tranquillo. Sì, il tecnico Michel che segue il team di Canevoto, quindi le moto di Cadalora, mi ha detto che non sono molto morbide, però probabilmente più morbide di quelle che ho usato io. Dunque, l'impressione di Carlo Conentano si è rivelata esatta. Duan, eccolo lì, attaccato, non è forse ancora il momento dell'attacco, forse Cadalora gradirebbe essere passato, Duan lo accontenta immediatamente. Cadalora si è girato verso l'esterno, Duan è passato all'interno e vediamo anche un problema, la moto un po' difficile da guidare, continua a guardarsi indietro. Comunque adesso vado a spulciare tutto e voglio... Non ci credo. Un giorno tu fatti l'enciclopedia dei tuoi record. Vediamo. Paolo, scusami, prova a chiedere, perché potrebbe essere il futuro team manager mentre Cadalora ha problemi di... Giusto. Grazie a Giacomo. Duan dunque davanti a Cadalora, Crivia leggermente più staccato, Kenny Roberts Jr. Lì Raps, poi abbiamo Capirossi undicesimo, Pedercini quattordicesimo. Cadalora che non molla, Mick Duan. Duan che forse una volta passata Cadalora pensava di avere vita facile. Cadalora che arriva al comando, grande Cadalora che sta recuperando. Duan ci riprova subito, è un bellissimo duello, vediamo i due che si sfiorano, duello questo è correttissimo, i due poi non si amano, ne abbiamo già parlato di quanto Duan stimi poco Cadalora, del resto Cadalora dopo le dichiarazioni di Duan non è che possa smaniare per l'australiano. Dunque un gran bel duello, la prima volta che vediamo i due. Duan gira in 1.41 e 1. Cadalora in 1.48, gli riprende tre due. Infatti il distacco è sempre quelle due decimi, che diciamo è il distacco minimo che esiste tra due moto che passano. Se il distacco fosse inferiore sarebbero, si toccherebbero. Vediamo questo bel replay, questo bel rallenti su Cadalora, immagini buone per le sigle, per le rubriche motoristiche, vi ricordo la nostra più motori in onda il martedì alle 19.30, alle 22.30, Duan davanti a Cadalora e poi credo qui sul rettilineo sfruttando la scia. Bella spaccata di Cadalora, niente da fare, Duan rimane dietro. Ecco, con questa curva qui Duan cade l'anno scorso, quindi lì sicuramente non ha dei cattivi ricordi, non credo che guadagni. Dalla moto di Duan. Siamo vicini agli ultimi due giri. Ecco, questa volta qui Duan mi sembra che fosse... Duan indeciso, siamo anche Crivijevski a profitta, però non può attaccare Duan. Aveva creato qualche problema. E stavolta Cadalora ha tagliato la chicane molto più stretta, come faceva Duan nei giri precedenti. Insomma, comunque non è cambiato niente, doppiati o non doppiati, non è cambiato assolutamente nulla. Due giri a chiudere questo Gran Premio di Germania, Cadalora controlla, a vivere con il cuore in gola, ci sarà un attacco di Duan, anche forse prima dell'ultima chicane, qui non siamo nella 125 dove si può rischiare, lì in fondo, con Krivijevski dietro che non ha la possibilità di attaccare, Duan ci prova, ma Cadalora non è il Krivijevski delle corse scorse, che si...
faceva battere nelle ultime curve. Cadalora qui ancora guadagna qualcosa, va a controllare Luca la posizione di Duan con Crivielli dietro, Russell in quarta posizione, poi Kenny Roberts Junior. Rimaniamo comunque ovviamente su Cadalora. Duan che non è in grado, non è in scia, non è in grado di attaccare perlomeno nelle prossime due curve. Cadalora molto veloce. Il guaio per l'ultima chicane. Sì, dove Duan entra molto veloce, però le moto hanno un grosso ingombro, è molto molto difficile che possa cercare di passarlo. Sarà molto molto dura anche per uno che si chiama Duan. Ancora molto largo, Luca sta facendo correre la moto alla grande. Canemoto intanto ci dice Paolo Beltramo che il box ovviamente sta soffrendo tantissimo. Luca Cadalora, vincitore in Malesia, all'esordio, poi tanti problemi. Ce l'ha fatta. Luca Cadalora ce l'ha fatta. Luca Cadalora ce l'ha fatta. Ultima curva per Cadalora. Si avvicina a Duan ma non c'è niente da fare. Luca Cadalora, secondo successo dell'anno, 34esimo in carriera. Grande Cadalora. Grandissimo. Piangono. Va bene, mi ha detto anche la battuta. Grande Luca. Grandissimo. Grandissimo Cadalora, secondo successo dell'anno, lo dicevamo dopo la Malesia, dopo tante sofferenze. Forse non si riapre, però sta ricominciando sicuramente per Luca Cadalora. Cadalora, eccolo qui, in impennata, gara strepitosa.